rimaniamo in tema di stelle, fammi fare almeno questo collegamento. Sono veramente molto fortunata, perché tutti dobbiamo essere orgogliosi dell'ospite che sto per presentarvi. Stiamo per incontrare un ospite eccezionale, una stella mondiale della danza classica, e da 5 anni è il primo ballerino del prestigioso corpo di ballo dell'Opéra di Parigi. Solo un altro italiano prima di lui è riuscito in questo intento, ma era 50 anni fa. E allora questo privilegio adesso ce l'ha un ragazzo giovanissimo, molto bravo. Voglio presentarvelo, ed è Alessio Carbone in questa esibizione. Facciamo questa chiacchierata sulla tua storia, che è insomma una storia bellissima all'insegna dell'arte, anche perché tu, ecco, grazie Alessio, provieni da una famiglia di artisti, di ballerini, perché tuo padre era un ballerino, tua mamma ballerina, tua sorella ballerina, il tuo destino era in qualche modo predestinato, anche se tu ad un certo punto hai detto no, io voglio fare il calciatore, voglio fare le distanze. Io ho seguito mia sorella quando avevo 5 anni, lei andava a scuola di ballo, volevo fare come lei, chiaramente. Poi verso gli 8 ho detto ai miei genitori, no, sentite, troppe prese in giro a scuola normale, a scuola elementare, mi chiamano piccola ballerina hawaiana, non ce la faccio più. Perché c'è sempre questo pregiudizio, no? Sui ballerini, un po' difficile. Sì, ballerini giovani, non ce ne sono tantissimi. Adesso fortunatamente ce ne sono un po' di più. Però diciamo, la vera passione è iniziata sugli 11-12, quando ho iniziato a fare un po' più di salti, un po' più di cose. Però verso gli 8 io, calciatore. Hai cercato di ribellarsi. Sì, assolutamente. Però poi insomma era insita in te questa passione, e infatti hai conseguito subito dei risultati splendidi, perché a 13 anni sei entrata a far parte del corpo di ballo della Scala di Milano, sì, che è la scuola più prestigiosa nel nostro paese. Alla Scala è iniziata veramente la storia seria, diciamo, perché prima in scuola privata comunque ero l'unico ragazzino, non avevo competizione, non potevo misurarmi con altri ragazzi della mia età. Invece alla Scala poi eravamo tutto un gruppo. Le selezioni sono dure, e poi la competizione è molto forte, e questo è giusto che ci sia. E quindi niente, ho fatto tutta dai 13 ai 18 anni alla scuola di ballo della Scala. Però tu hai il tuo bel carattere, perché ad un certo punto, cioè quello già era un bellissimo risultato ottenuto, però hai buttato un po' all'aria tutto quanto. Perché? Sì, perché sei andato via dalla Scala di Milano? Dunque, io ho fatto un anno in compagnia alla Scala, e dopodiché un bel giorno mi sono detto, dai, proviamo a vedere all'estero come sono i ballerini, e ho tentato la carta dell'Opéra di Parigi. L'aneddoto è un po' divertente, perché stavo preparando la maturità scientifica e una mattina mi alzo e mi sono detto, ok, proviamo. Ho preso il telefono, ho chiamato il teatro dell'Opéra di Parigi e mi hanno detto che quello era l'ultimo giorno per potersi iscrivere all'audizione per entrare nella compagnia. E quindi ho mandato un fax l'ora dopo, e la settimana dopo mi sono ritrovato a fare questa audizione molto dura, perché c'erano ragazzi che venivano da tutta Europa e soprattutto i francesi, che sono molto molto bravi.
e mi è andata bene. Poi loro sono nazionalisti francesi, cioè ci tengono molto, c'erano pochi posti per gli stranieri, quindi diciamo anche... c'è una regola interna che non ci possono essere più del 10% di stranieri, quindi siamo, mi sembra, 6 stranieri su 150 ballerini, e quindi è stato un bel traguardo, è stata una bella soddisfazione. I primi anni non facili, chiaramente, perché hai pensato anche di tornartene in Italia, perché insomma, dopo questo risultato bello, aver passato l'audizione, un'audizione così, così prestigiosa, però hai cominciato a sentire un po' di stanchezza. Qual era l'aspetto più, intanto vediamo delle immagini molto, molto belle che ti riguardano, però dopo, qual è l'aspetto più pesante? Qual diciamo, era? Dopo l'entusiasmo iniziale c'è stato poi il momento in cui mi sono detto ok, qui gli amici sono pochi, la competizione è ancora più forte di quello che credevo. Con gli stranieri all'inizio non sono poi così carini, ho messo un annetto, anche forse due, a veramente integrarmi bene, e quindi poi è arrivato questo risultato di questo concorso che vediamo adesso, che è il concorso in cui sono passato primo ballerino. E, quindi questo è il momento che ti ha consacrato primo concorso, ballerino dell'Opera di Parigi? Al momento che ho fatto proprio cioè, questo esame interno. E qui devo dire... C'è stato un lavoro di squadra, perché mia mamma era venuta in soccorso a darmi lezioni di danza, perché comunque mi ha sempre seguito, mio papà mi ha preparato per questo lavoro qui, insomma sono venuti in soccorso, abbiamo lavorato veramente molto duramente al di fuori del teatro dell'Opera, perché comunque non potevamo lavorare all'interno perché l'ingresso è proibito, quindi affittavamo una saletta in una scuola di quelle vecchie vecchie con il legno bello, per terra. Che bello, quindi tutta la famiglia al lavoro per portarti insomma a vincere questo concorso. Sì, è stato veramente un risultato molto bello. Quindi anche umanamente una bella esperienza. Sì, perché comunque il fatto di essere partito dall'Italia chiaramente mi ha diviso fisicamente dalla mia famiglia, ed è forse questo anche uno degli aspetti più difficili, perché comunque la famiglia all'italiana si vive in modo molto profondo, e io ho una famiglia straordinaria, avendo comunque anche la sorella nella danza, il fratello nella danza, quindi parliamo tutti la stessa lingua, e in un certo senso partire è stato abbastanza triste sotto il punto di vista familiare. Ma tu l'hai fatto anche proprio per far vedere che non eri il figlio della famiglia di danzatori, sì, ma per consacrarti e ricominciare un po' da capo, anche sì, da perché solo, c'è un piccolo dettaglio, supporto. Che il mio padre ha avuto una grande carriera di direttore di compagnia in Italia, ed è stato direttore anche alla Scala di Milano quando io ero in scuola di ballo, quindi ero sempre considerato come il raccomandato della situazione. E quindi il fatto di partire, andare anche all'estero, era dirmi ok, adesso sono da solo, non conosce, mio padre non lo conoscono qui a Parigi, sta a me giocarmi le mie carte, quindi ero veramente, ok, mi sono messo la prova. E come te le sei giocate bene queste carte? Poi però si vede che nel tuo destino anche tutto deve restare in famiglia, perché a Parigi hai trovato anche l'amore. Sì, chiaramente... ho incontrato questa ragazza che è veramente straordinaria. Stiamo vedendo nella foto, come si chiama? Dorothée. Che bella, anche lei è una ballerina sempre dell'Opera. Sì, è stata nominata Étoile nel mese di dicembre, giovanissima, molto molto brillante. Qui eravamo in vacanza sulla costa amalfitana, chiaramente in Italia. E essendo comunque rinchiusi in teatro dalla mattina alla sera a fare questa bellissima passione, non abbiamo molte occasioni per uscire e conoscere persone al di fuori. Soprattutto i primi anni in cui veramente si costruisce un percorso. E quindi niente, mi è capitata fra le braccia in un balletto questa bellissima ragazza, e mezza francese e mezza spagnola, quindi diciamo più mediterranea, non è proprio completamente parigina, e è scattato qualche cosa e mi sono detto ahi, qui mi sa che sono anche perché qui il bello italiano tenebroso viene, intanto ti riporta al centro del nostro studio, riscuote sempre un certo successo, un certo fascino.